Aspetta Marco, Gianfranco mi ha raccontato una cosa bellissima. Quale? Dei due di Lanciano. Vediamo se ne ricorda. Allora dai, fatemi sapere, fatemi ascoltare. Come no? Periodo che facevo i stinati, allora certo arrivo allo Tortuga per aspettare Roberto e Marco Vola, perché io incassavo dall'1, 1:30, perché loro arrivavano a quell'orario. Certo mi siedo fuori al bordo piscina, mi siedo a un tavolo, a Bibi mi porto qualcosa da bere. A distanza mia di 2,5 metri ci stava un altro tavolo e arrivano due signori. Due questi signori si siedono, classi, capite? Perché chiamano a Bibi e dice: guarda, porti c'è due ragazzi, ho capito che volevano due ragazze, però non avevo ancora capito di dove erano, l'ho capito dopo la battuta. Allora certamente si siedono queste due sberle che non ti dico, perché volevano sempre il meglio, questi qua, mi diceva Bib. Si siedono, allora fa la prima, ancora metteva il culo sopra la sedia. Ragazzi, ho la gola arsa, è pazzesco, ho bisogno da bere. Allora fa questo: che prendi da bere? A me piace molto il Crystal, costava circa 1.800.000 lire allora. Però capito? Sì. 1.800.000 lire, no, 1.000 euro, capito? Sì. Allora posti tutti quanti un frutto a testo, brinzi, poi si riempiono di nuovo, altro brinzi e finisce la bottiglia. Di colpo finisce la bottiglia, di colpo l'amica dice: guarda, è pazzesco, guarda, non so perché anch'io ho la gola molto arsa. Allora fa questo, capite che era un angelo, e gli altri dice: che mangiate le sardelle? Ma di una simpatia che si fa, quei giovani sono andati là per passare la serata senza mettersi pronto, capì, parlare d'amore, vuole passare la serata e se va. Se però hai digerito bene le sei paste, ricordati che la Juve si è fermata, se no ti faceva una coccia in un canestro. Vabbè. Gli assorsi sono dato un maritozzo. Non c'è l'evento se non c'è l'attesa. Viva la radio, Luca, viva la radio. Assolutamente. Posso fare viva la radio, sono felice di essere tornato in radio, guarda. Senti, posso. Ma solo perché, guarda, vengo in tuta, che meraviglia. Chi ci vede su YouTube lo vede.